Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un video test in cui proviamo in una situazione estrema la nostra DJI Osmo Action per vedere che stabilizzazione è questa Rocksteady e se veramente è a livello di una GoPro. Secondo me sì, e non ho più la GoPro per farci un confronto diretto, però per chi ce l'ha guardando questa immagine può tirare le sue conclusioni. Secondo me questo DJI Osmo Action è già alla pari o addirittura meglio di una GoPro Hero 7. Quindi ragazzi, adesso facciamo questa prova, montiamo la DJI Osmo Action sopra questo mezzo e lo portiamo in una situazione estrema. Veramente qua le vibrazioni sono tantissime, il movimento della macchina è tanto, perché comunque andiamo in un bosco, quindi la situazione sarà veramente estrema e la stabilizzazione secondo me di questa DJI Osmo Action è veramente top. Quindi ragazzi, adesso partiamo in questa fantastica avventura con questo Twin Hammer con la DJI Osmo Action. Ok ragazzi, il video è finito. La DJI Osmo Action secondo me si è comportata veramente veramente bene, quindi lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi la stabilizzazione di questa fotocamera è buona, è già a livello di una GoPro, se addirittura è meglio. Ditemi voi cosa ne pensate, come vedete la stabilità in situazioni così estreme. Qua veramente secondo me si mette alla prova la stabilità di una telecamera, ragazzi. In una situazione così un action cam secondo me si spreme abbastanza dal punto di vista della stabilizzazione, quindi lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto. Ragazzi, se questo video in cui abbiamo spremuto la stabilizzazione di questi DJI Osmo Action vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un volo, una recensione, un test. Ciao.